Benvenuti tutti in un nuovo video della 1.10 e ho fatto un paio di aggiunte, un paio di cambiamenti, un paio di tutto. Allora, ho aggiunto la Gendustry, non so se avevo detto nell'altro video. Il brutto è che abbiamo subito uno strano cambiamento, ovvero tutta la dirt che era qua dentro è diventata questa qua. Però la butterò perché tanto... Come si fa sta roba? È parecchio costosetta, non è male. E vabbè. E questa l'abbiamo vista. Abbiamo aggiunto la torcerino, che non mi ricordo se avevo già detto. Abbiamo aggiunto che abbiamo la quantum flux, anche se questa è la raffinate storage. E vabbè. E un altro paio di mod che vi metterò comunque qua in descrizione. Sto pianificando di uploadare il pack su Course. Almeno sono già in attesa di risposta. Anche perché. Cioè, in realtà lo dovrei fare stamattina. Solo che voi questo video lo vedrete domani, quindi domattina lo caricherò. Cioè, domattina lo posterò a quelli di corsa e vedremo se me lo posteranno o meno. E vedremo. Comunque, oggi teoricamente doveva uscire la Ozone. È vero. Però, come vi avevo detto, siccome dai casini che sono usciti, ho detto no, non c'ho voglia di continuarla. Cioè, proprio mi è passata la voglia. Cioè, bel modpack e tutto quello che volete, però mi è passata la voglia. Ma dal 4 settembre, ovvero tra 4 giorni, no, 5, scusatemi. Però sì, 31 oggi, 4 giorni, sì, dai. Non lo contiamo come giorno pieno. E tra 4 giorni praticamente uscirà la Ozone 2. Questo diciamo per celebrare il compleanno della Ozone 1. Poi non so, così ha detto il creatore del pack. Poi non sta a me far uscire, quindi non so. Allora, noi abbiamo bisogno di lana al momento? No, abbiamo bisogno di farci un piccone più o meno decente. Io lo farei in copper se l'abbiamo, ma non lo abbiamo. Lo potrei fare un attimo in iron, sprecandone 3. Abbiamo una fornacetta qua sopra? Sì, ce l'abbiamo. Ma non abbiamo carbone, giusto? Ce l'abbiamo invece. Però cavolo, pensavo di avercelo il... No, sono stupido. Devo utilizzare il mini coal. Vabbè. Abbiamo abbastanza coal, mettiamo così. Allora, trasportiamo tutta questa cobble giusto in giù. Così che non abbiamo problemi. Che poi problemi non abbiamo comunque, però. C'è sempre spazio. Ora hanno fissato il fatto delle ceste di quack. Quark. E adesso funzionano bene come ogni classica chest, quindi non abbiamo più bisogno di metterci a craftare tutti i craft. Ho implementato anche l'Hardcore Quest Mod, che non so se uscirà subito col pack o meno, perché lo devo ancora scrivere e là vorrei una mano vostra. Cioè, già mi sta aiutando Kimbo, mi sta aiutando Raff su Scurs. Però vorrei chiedervi una mano anche a voi. Una volta che avrò caricato il pacchetto, mi servirà una zampa. Anche se non... Un po' di queste già ce l'ho in mente, non è che me ne mancano 3000, però... Comunque, una mano sempre gradita. Allora, piccone in ferro. Però io vi svelo un piccolo trucco. Non so se avete visto che io ho questa wand. Con questa wand io potrei cambiare i blocchi tranquillamente. In che senso? Potrei fare così. Allora, la stone non la voglio utilizzare perché è con la cotta, quindi no. Depositiamo un po' di cose inutili qua dentro. Io per esempio, adesso abbiamo impostato che questa wand mi sostituirà tutta la cobblestone. Cioè tutto con la cobblestone. Ergo, se io andassi giù, ma vi faccio vedere,
Andiamo, andiamo. Non avevo la fa... No, non avevo quella faithful, cavolo. Vabbè, l'aggiungerò. Perché praticamente ho rifatto il pacchetto per renderlo un po' più pulito. Perché ho visto che c'erano alcune file di vecchie mod che erano presenti sul pacchetto. Però le ho rimosse. Ora come ora le ho rimosse. Guardate. No, è vero. Al prezzo di un pochettino di exp, se avete notato. Io sto prendendo rubino e redstone grezzo. Però questo qua mi costerà dell'exp. Che vabbè, sarà quanto mi sarebbe costato normalmente. Allora. Però. Ve lo volevo fare giusto vedere questa cosa, però la utilizzeremo, cioè la rompiamo la redstone. Vein miner. Pressed. Allora, mi sono dimenticato di configurarmi la vein miner. E lo imposto sulla left menu, ovvero alt sinistro. Abbiamo ottenuto un resonating redstone crystal. Questo ci darà la possibilità di utilizzarlo per la extra utilis, perché sarà abbastanza nuovo rispetto a quello che vi ricorderete voi. Non credo che ve lo ricordiate. Cioè non credo che l'abbiate già vista questa extra utilis. Poi vabbè, su YouTube ci sono molti video e molte persone che registrano moddato, quindi è possibile che l'avete vista. Allora, non abbiamo portato le torce dietro, sono andato bene. Comunque ho visto, ho esplorato un po' di biomi nel mentre che rifacevo alcuni mondi, giusto per provare se funzionava tutto quanto, perché, dato che alcuni mi dicevano ma il pack è buggato, non parte neanche il mondo. Ehi, io sto registrando, com'è sta cosa? Infatti a me mi urta pesantemente sta roba, che non è vera. A me il pack parte, tranquillo. Lo farò uploadare su course, quindi se non parte avrò filato io. Ogni 4 da un in più? Sì, circa 4. Voglio il 5% più di speed. Anche per conservare un po' di redstone. E voi direte: Soul, ma però fa schifo il piccone in cobblestone, perché lo potenzi? Vedrete. Ok, riprendiamo. Ho fatto un paio di cosette nel frattempo che ero off camera. Ho aggiustato un po' l'entrata. Allora, alt, ok. Urca, ho trovato una mega vena di coal. E vabbè. È comunque buono. Comunque il 5% è poco, sì, di velocità di mining. Però si sente un pochettino. Non so voi, ma si sente. Mi sono dimenticato di portarmi un tavolozzo. Wood neanche me la sono portata, cavolo. Redton. Alt. Acchiappala tutta. Bella sta canzone. Però odio le canzoni con un testo dietro, cavolo. Copper, ci serviva. La parte brutta della vein miner è questa, ovvero voi avete finito piccone, sì, ma esso continuerà a minare tutti i blocchi come se avesse un utilizzo. Ergo, se avete rotto il piccone, non è realmente rotto, cioè non è totalmente rotto. Resonating core, questo qua non l'avevo visto. È spostato via. Il resonating ore era della
Deep Resonance, mod creata da quello di Coso, quella di Coso, che è il nome, quello di RF Tools. E non è malaccio. Allora, come ho detto qua, ho rifatto un po' l'entrata. E voi due vi dovete fare i fatti vostri, che noia che siete. Devo farmi un mattock che fa un po' più di danni. Perché come sapete nella 1.10 le asce fanno un po' più di danno, però. Però sono un po' più lente. Almeno così mi è sembrato. Vedete, ho fatto il contorno tutto di acacia, solito cubettone. La luce entra dalle porte praticamente e dal torcio. Ok, non c'è. Abbiamo lasciato un buco, buco. Ok. Questo lo lasciamo dentro e andiamo a depositare gli oro e tutto quanto. Via. E via. Un altro Resonating Ore, che questo qua ci servirà per Rex Utilities. Ok. Un altro po' di cobblestone. Non è utilissima al 100%, però sì, va bene, ci sta bene. Portiamoci giù un po' di Monster Jerky. Un po' di patate cotte. E ci portiamo dietro questa tool station. Perché appena risaliremo, cercheremo di fare la Tinker. Così che io posso duplicare il tutto. Ah, devo ri riposizionare la Waila pure. Perché vorrei che sia sopra della mia musica. Poi vi spiegherò come si posiziona. Non è un problema. Alla fin fine io premo 02 tasto numerico, Waila. No, aspetta, premo moduli. No, aspetta, Waila. Configuro spec, questo lo voglio di qua. Vuoi che sia un po' più grande? Ho cancel. No, ho sbagliato, lo devo salvare però. Ok, backpack. E ora mi va bene. Visto? Non ci vorrà nulla. Tinor. Cioè, a consumarmi consuma il giusto, solamente che quando c'è un utilizzo mi consuma come uno, non mi consuma. Cioè, non è che si ferma di scavare, questo è un piccolo bug della vein miner. Infatti mi sa che lo dovrò segnalare. Anche perché sennò mi linciate voi, quindi. Allora. Cos'è questo ferro? No, non è ferroso, non c'è ancora da termo. Dobbiamo cercare di mantenere le torce su un lato solo. Così almeno mi abituo. Turbina. Serve l'altro piccone. Un rubino. Della Bioma Supplenti. Diamante. Ottimo. Ci serviva. Ci riserviva. Anche. Chiuditi se no. Alla fine sì, stiamo scavando a livello 8, quindi giusto. La densite non ne posso prendere, ok, però mi ricorderò che sarà qua. Questa me la scavo un po' off camera. Perché mi servirà, mi servirà. Voglio fare un qualche piano con solo la densite, mi piace a me come blocco. È uno tra i miei blocchi preferiti della 1.10. Poi molti non mi piacciono, però la densite mi piace, non so. Questo è Lead. Bella sta canzone. Anche se, come ho detto, io odio le canzoni con una chiacchierata sopra. Quasi quasi il piccone lo potrei fare. Legno. Pietra. Aspettate, fatemi controllare una cosa. Se ci metto un diamante sopra. Many level diamond.
Ui. Perché sto pensando di mettere la X. Ah, mette anche il Marine Speed. Ottimo. E quasi quasi un diamante ce lo sprecherei allora. Che tra l'altro, tra virgolette, sprecherei, mica tanto sprecato. Ne posso mettere più di uno? Poi, che è successo? È morto? Posso mettere. No, non posso mettere più di uno, magari. Allora, adesso c'è una Mani Speed di 6, quindi proviamola. Vedete, scava molto più veloce ora. È quasi insta. E ora non abbiamo neanche più bisogno del piccone di pietra. E va bene. Dai, dai, che dobbiamo iniziare. Cioè, dobbiamo velocizzare un po' le cose perché dovrò fare un mega smistamento. Che voi direte, come potresti farlo con la 1.10? Con la M dei cinesi? Sì, potrei utilizzare la M dei cinesi, ma non voglio utilizzare quello, voglio utilizzare l'Endrio. Che molti di voi non l'avranno vista, tranne se avete giocato la l'Infinity. L'Infinity, sì. Dove c'era coso? L'inventory tu. L'inventory panel. Noi sulla vecchia mansione craft avevamo visto la non mi ricordo l'inventory panel, ma abbiamo visto solo una piccola parte dell'inventory panel. Con quello ci puoi fare lo smistamento, altro che il drawer e basta. I drawer sì, ne faranno parte perché ovviamente dobbiamo risparmiare sullo spazio, però vedremo un po' più avanti. Ho già qualche pianuccio in mente. Quindi, diciamo che per questo video è tutto finito. Praticamente è finito. Era tutto. Ci vediamo alla prossima. Mo' continuo a scavare un po' off camera. E perciò mi dovete scusare. Così almeno poi potrò continuare a registrare perché almeno so che quest fare più avanti. Quindi per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.